accanto a me l'organizzatrice della serata Cultura in Piazza, Bruna Rodà. Buonasera. Buonasera a tutti. Complimenti per l'iniziativa, molto bella, che ha dato un certo movimento nel paese, in particolar modo in questo angolo di, si può dire, di cielo stellato, perché si parla di poesia, di sogni e questa sera abbiamo ascoltato tramite le poesie. Una poesia che a lei è piaciuta particolarmente. Eh sì, una poesia che davvero mi ha colpita e che devo leggere perché non la ricordo. È intitolata Attimo e recita così: il tremolar delle stelle ha il gusto dell'immenso. Una poesia brevissima e profonda che ho adorato da subito. Dicevamo, la scelta della piazza quando ho presentato la serata. La piazza è stata voluta da un gruppo di giovani volontari di Condofuri, che ha voluto dimostrare che con poco e con tanta buona volontà si può fare tantissimo per il nostro territorio e per il nostro paese. E quindi abbiamo voluto, scelto questa come location di questa serata, perché era un'altra giovane poetessa e quindi un giovane talento della nostra terra che aveva bisogno di farsi conoscere, e quindi insomma l'ambiente si è prestato tantissimo a quelle che erano le nostre intenzioni, promuovere la cultura e promuovere i talenti, i giovani talenti del nostro territorio, e credo che questa sera insomma di talento ce n'è stato tanto qua in questa piazza. Sono state 2 ore piene di emozione, di sensibilità, in cui abbiamo ascoltato alcune poesie molto belle, che insomma alcune facevano sognare, ecco. E poi accompagnata dalla musica, ci sono state una kermesse appunto poetica dei vari, si sono susseguite diverse poetesse, e sicuramente questo è anche una prova di coraggio che i giovani devono scendere in piazza per rivoluzionare quest'area grecanica, perché ci sono veramente tanti talenti. Sì, infatti io, talenti che ho voluto tantissimo qua stasera con noi, Carmine Verducci, che è un altro talento della nostra terra, dell'area grecanica proprio, perché quando io parlo di nostra terra intendo l'area grecanica, quello che il popolo magno greco ha saputo fare e ci ha saputo trasmettere attraverso il nostro DNA. Dobbiamo continuare a promuovere queste serate di cultura e dobbiamo tramandare quello che è il nostro DNA, la nostra grande, la cultura, la grande cultura del nostro popolo e le grandi capacità dei nostri giovani del territorio dell'area grecanica. Ci saranno altre iniziative? Lo spero tanto. Il mio sogno è sempre quello di inaugurare un cenacolo culturale, però chi lo sa, io lo spero. Allora incrociamo le dita. Incrociamo le dita. Grazie mille e complimenti ancora per la serata, alla prossima. Grazie a te Francesca, grazie a Radio Studio 95, Telemelite e Telebova Marina, e alla prossima.